Bene, ultimata la partita qui a Stenatia, lo Stenatia si è aggiudicato questo match veramente bellissimo per 1-0, un grande primo tempo dello Stenatia, un grande primo tempo della compagine leccese della pizzeria La Scala, che ha provato in tutti i modi a pareggiare. Abbiamo qui con noi il difensore della squadra, appunto leccese, a cui andiamo a chiedere com'è stato questo match. Sicuramente è una partita abbastanza combattuta. Innanzitutto complimenti alla vostra squadra, un gruppo veramente bello di amici e soprattutto il capitano, ad esempio, in qualsiasi situazione in campo, sia per positività che per a livello calcistico. Una persona ci fa piacere, ringraziamo sicuramente. Sicuramente il comportamento della gente intorno è stato eccezionale, ospitalità al massimo, ma soprattutto è stata una partita di calcio combattuta, meritata da voi sicuramente per la proposizione di gioco e per quello che avete interpretato durante la partita, sicuramente sinonimo e frutto di lavoro che fate durante la settimana. Sono sicuro e vi auguro di avere quante più soddisfazioni possibili, di arrivare quanto più alti possibile quest'anno. Okay. So soprattutto che siete un gruppo di amici che sacrifica tempo alle famiglie, soprattutto certo, quello denaro sicuramente, spesso, come succede sempre. Complimenti ancora. Comunque volevo soltanto chiederti quest'ultima cosa prima di lasciarti, visto che, come è giusto che sia, subito questa intervista ha preso i toni che merita, cioè su quella che è la sportività. Certo. Sono io personalmente intervenuto in campo quando il nostro portiere ha urtato la testa sul palo. Ho sentito il vostro numero 32 dire una cosa bellissima: andate dal portiere e dirgli: portiere, se non te la senti, finiamola qui, avete vinto voi, ma pensa a curarti. Sì, sì, sì. No, bellissimo gesto. Parte, siamo pure noi un gruppo di amici che pensa la sera andarsi a mangiare la pizza alla pizzeria La Scala, ovviamente, però ci interessa arrivare a divertirci, tornare a casa sereni, inutile le risse da battaglia inutili. No, non servono, quelle cose non servono. Chi non arriva il fiato al cervello da calci, chi invece pensa ad ossigenare sempre, a divertirsi, lo spirito è questo, dopo lavoro, amici e divertimento. Allora, noi ringraziamo Cosma, grazie, che veramente ha dimostrato tutta la sportività che oggi ha regnato su questo campo, e magari gli facciamo una promessa che sicuramente al ritorno forse non sarebbe male una pizza tutti insieme, ma magari alla pizzeria La Scala. Grazie mille a Cosma, e per il momento è tutto, a voi la linea.